Io non so quale sarà l'orientamento del mio gruppo, ma intendo su queste tematiche che hanno un valore inestimabile, che riguardano la libertà di espressione e di opinione in una nazione, che non ci possono essere vincoli di alcun tipo. Io sottoscrivo appieno quello che ha testé illustrato in aula il senatore Quagliariello, e se me ne dà permesso vorrei sottoscrivere il suo emendamento, aggiungendo solo una considerazione. Se noi avessimo fatto, invece di questo obbrobrio liberticida, una legge nella quale il Ministro della Pubblica Istruzione avesse reso obbligatorio la lettura del diario di Anna Frank, noi avremmo propagandato, nel termine più nobile del termine, quelle idee e quegli avvenimenti che di per sé stesso, come fatto culturale, sarebbero stati il primo deterrente per la propalazione o per il sostenere idee strampalate. Quagliariello ha ragione perché in uno Stato di diritto, in uno Stato libero, vale la massima di Voltaire. Signori, io non sono affatto d'accordo con quello che dite, ma darei la mia vita perché voi possiate continuare a dirlo. Questa legge non serve a niente se non a dare un ulteriore grimaldello nelle mani dell'unico potere che esiste in Italia, inconferente ed irresponsabile, che è il potere della magistratura, di un potere politico, legislativo, parlamentare ormai succubo e prono a quest'altro potere. Grazie.